Otto era un quartiere sperimentale, anche le sì, e difatti era stato fatto e ha avuto anche un certo successo. Subito dopo la guerra, per recuperare le macerie di tutte le case abbattute dai bombardamenti, che sono state moltissime, qui c'era l'Isotta Fraschini come grande azienda, dove adesso c'è la Sole 24 Ore, per capirci. Aveva un compound che era 10 volte quello che hanno adesso. Bombardavano moltissimo, sia per buttare giù l'Isotta Fraschini, che produceva secondo loro l'acqua pesante, quindi un componente per fare la bomba nucleare, e poi perché faceva motori da aerei e via dicendo, per cui senza. Si chiamerebbe Montestella, che sarebbe Stella, era la moglie di quello che aveva progettato questa montagnetta, che però non so lui come si chiama. È un privato che l'ha fatto. È un privato, come quartiere è molto interessante, perché per esempio c'è un palazzone che è stato fatto, mi sembra, dall'aviazione. Sì, un quartiere, per quello che ne so io, ma del resto insomma basta girarlo, poi uno se ne rende conto che non è molto servito. Era già considerato periferia, adesso non lo è più così come. Ma il fatto di avere la metropolitana come mezzo di trasporto, tantissimo, è molto importante il collegamento, insomma. Adesso si è un po' più inglobato, ma diciamo è relativamente pochi anni, cioè forse da quando è arrivata la metropolitana alla fermata di Osso. C'è la metropolitana e questo è un vantaggio, però non so, come negozi per esempio c'è praticamente questo mercato comunale e poi credo che ci sia un piccolo supermercato. Facendo la sperimentazione del vendere, di lasciare in affitto, ma sistemandolo in modo adeguato. Perché di sperimentazioni hanno fatto tante, ma non credo che qui in questa zona abbiano fatto. Perché il quartiere Gallaratese, che è quello dietro di noi, l'hanno costruito moltissimi anni fa e adesso è proprio una cosa orribile. Io non so perché il comune non decida di bonificare queste cose.